Parliamo adesso di un argomento abbastanza particolare, cioè della responsabilità precontrattuale. È particolare perché questa responsabilità sorge normalmente durante le trattative, la formazione di un contratto, quando però poi il contratto non si conclude. E quindi un soggetto può essere responsabile nel caso in cui il contratto non si concluda. Dicevo, può sembrare strano perché se una persona incomincia a fare trattative con un'altra per concludere un contratto, certo non è poi obbligato a concluderlo per forza questo contratto. Le trattative in fondo servono anche a valutare se il contratto conviene o meno. La cosa però cambia quando queste trattative o la fase della formazione del contratto siano condotte in malafede. In malafede non nel senso della volontà di nuocere agli altri, che ci potrebbe anche essere, c'è quando una persona si comporta scorrettamente durante la fase delle trattative e poi il contratto non si conclude a causa di questa persona che si è comportata non secondo buona fede. È qui che sorge la responsabilità precontrattuale, quando il contratto non si è concluso, ma una delle parti durante la fase delle trattative e formazione del contratto non si è comportata secondo buona fede. Quindi ha violato una sorta di principio generale che sarebbe quello del neminem ledere, cioè non fare del male agli altri, che può essere fatto fisicamente, per esempio in un incidente stradale, ma anche non fisicamente. In questa situazione il male vuol dire non creare danni ad altri, non fargli perdere tempo in trattative inutili, per essere questa la questione. Benissimo, allora per capire meglio la questione, leggiamo cosa dice l'articolo 1337 del Codice Civile, che parla appunto proprio di responsabilità, rubricata proprio responsabilità precontrattuale. Cosa dice?